L'onore di avere uno dei più grandi macellai ed esperti di carne è davvero grande. Germano Vicenzutto, di origine pordenonese tra l'altro, ci insegnerà un sacco di nozioni e di particolarità appunto che dobbiamo sempre conoscere per quanto riguarda la carne. Due ricette, tartara nuda e cruda, naturalmente questa è la sua ricetta, mentre io proporrò una tartara a modo mio. E poi degli spiedini, un tris di spiedini con delle carni veramente particolari. E allora per prima cosa ci servono i cetrioli. Ciao Lari, buongiorno. Buongiorno Elena. Tutto bene? Sì, tutto sì. Bene. Allora, dimmi, io ho bisogno di te. Mi serve un petto di pollo e mezzo, più o meno, intero, non a fettine, perché poi... Te la preparo subito. Grazie. Prego. Grazie mille. Ecco qua Elena. Perfetto. Oggi sei fortunata, è anche in offerta. Cioè, meglio di così. Grazie mille. Se mi va altro? No, ci vediamo, penso domani. Ciao. Buona giornata. Oh, buongiorno Federica. Ciao Elenia. Ciao. Dimmi pure. Mi occorrono 2 etti circa di lardo di colonnata. Va bene, te lo taglio sottile? Sì, abbastanza. Abbastanza? Sì, abbastanza, non troppo. Bene. Ecco qua Elenia. Perfetto, grazie mille. Ciao Federica, alla prossima. E con la senape abbiamo terminato. A tra poco. Eccoci qua, apriamo le porte della nostra cucina. Buongiorno. Buongiorno. Aperto, sembrava spalancarsi il balcone. Esatto. Ecco, salutiamo tutti i Golden Chef. Molti di voi saranno tornati a casa adesso con le borse della spesa. Com'è andata la spesa stamattina? Sempre benissimo. Ma sono così carini i ragazzi di Maxi. Allora, carinissime, ti sembra di essere in famiglia. È vero, infatti tu ogni volta dai questa impressione. Quando io vado a vedermi, per esempio, lo so, le repliche delle puntate, devo dire la verità, dai questa impressione. Ma anche perché comunque hanno questo fare da, diciamo, da casuin, dalla botteghin. Di una volta, la quindi bottega, è una cosa veramente bella. So che tu hai preso della carne buonerrima, perché insomma oggi, diciamo, con l'ospite che abbiamo si impone questa scelta. Lui si chiama Germano Vicenzutto e grazie a lui andremo a scoprire il mondo della carne con delle ricette che Ilenia e Germani prepareranno per noi. Buonissimo, a tra poco. Cari Golden Chef, eccoci nel nostro salotto a presentarvi un grandioso ospite che nel mondo della carne ne sa una più del diavolo. Si può dire Germano Vicenzutto? Ma a me basterebbe sapere quelle giuste, una più del diavolo, comunque l'accettiamo. Come ciao, ben arrivato. Grazie. È un piacere voi. Per Ilenia e per me. Sappi, non vedevamo l'ora veramente di averti qua, perché a prescindere da quello che le persone possono pensare della carne, a favore o contro, è importante sapere che cosa si porta a tavola, giusto Germano? Assolutamente. La carne è una proteina nobile, di conseguenza va trattata come tale. Poco, si mangia poca carne, massimo 2 volte a settimana, ma che sia quella buona, quella giusta. Di alta qualità. Ma dobbiamo cercarla. Grazie a te, Graziano, magari durante la cucinata andiamo anche a scoprire quali sono i trucchi per noi che siamo i consumatori. Vuoi dircene uno subito? Come possiamo capire che tipo di carne ci dà il nostro macellaio? Allora, io non la vedrei tanto nel trucco, ma quanto nelle trasparenze. La trasparenza è senz'altro la cosa che dobbiamo sempre chiedere al nostro macellaio. Il macellaio professionista sa che la carne è tracciata, è certificata e quindi ha un suo percorso che è seguita dal macello, anzi diciamo dall'allevamento, da quello che mangia un animale, perché è un po' come noi, noi siamo quello che mangiamo, fino al banco della macelleria. Quindi io dico sempre ai miei amici, clienti e consumatori, non abbiate
nessun tipo di timore di chiedere informazioni su quello che andate a comprare. È un nostro obbligo dirvelo, è un nostro obbligo, e soprattutto professionalmente, non avere peccati da nascondere. Esatto. La carne ha un suo percorso serio. Nessuno scheletro nell'armadio, perché... E poi è bello scoprire comunque sia che c'è gente come te. Oltretutto tu hai fatto anche docenza fino a poco tempo fa, insegnavi anche, no? A quelli che sono i futuri macellai, no? Andiamo a scoprirla sta roba tra poco, che ne pensi? Senz'altro, grazie. Guarda che Ilenia ci aspetta. Cin cin, e anche arriviamo. Voi. Tutti arriviamo. In cucina, arriviamo. Vim, vim. Cin! Abbiamo portato ai fornelli tra poco Germano Vicenzutto, innamorati della carne e innamorati della carne, perché oggi al doppio accento. Sì, sì, ma ha ragione il nostro direttore di produzione Enrico Bianchi, perché effettivamente diciamo double fast questo titolo oggi, Germano. Assolutamente. Cioè, innamorati della carne, perché tu hai una scuola alle spalle che di quanti anni? Beh, l'Innamorati della Carne, che è il nostro club, nasce nel 2002 per promuovere i prodotti di qualità nella carne bovina. Sì. Adesso, diciamo, dopo un po' di anni ha cambiato un po' la sua filosofia, abbiamo dovuto adeguarci a quello che è il mercato. Ma tu hai iniziato molto tempo fa a fare il macellaio? L'anno scorso. L'anno scorso, che era il 16 luglio, sì? 1972. Pensa un po', quanta storia. Posso allora, dire che dimmi. Avevo... 3 mesi. Benissimo, posso dire che non ero ancora nata, non sono credibile, lo so. Benissimo, dai, ma non è un problema. Lista degli ingredienti. Andiamo con la lista, perché oggi ci divertiamo con le tartare. Praticamente iniziamo con la tartara nuda e cruda. Mi piace questo titolo, devo essere sincera. Se ci sono i bambini piccoli, fateli uscire. 1 chilogrammo di carne bovina magrissima, 16 grammi di fiori di sale, 20 grammi di olio extravergine di oliva, 2 grammi, non lo so, di pepe macinato fresco, un cucchiaio da tè di senape, mezzo bicchierino di cognac, scorza di limone e 20 gocce di salsa Worcester, che sarebbe la Worcester, tanto per capirci. Questa è la tartara nuda e cruda. Poi abbiamo tartare a modo mio. Per fare questa vi servono 500 grammi di carne di manzo magrissima, sale e olio extravergine di oliva. Poi invece, a parte, per preparare la spuma di cetrioli, spero che abbiate una settimana di tempo, tra poco insomma ho finito di darvi gli ingredienti, prendete 2 cetrioli, 500 grammi di yogurt greco, 3 cucchiai di succo di limone, 1 cipolla rossa, sale, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Ancora, per i pomodorini al forno che vi serviranno, 500 grammi di pomodorini, origano secco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E infine, per la guarnizione, germogli freschi, pane carasau e le nocciole tostate. Pane carasau che, insomma, diciamo è voluto dalla ricetta, ma ci sarà un'altra soluzione che Ilenia vi voleva proporre insieme a Germano. Allora, questo è quanto, non spaventatevi. Sembra una cosa complicatissima, ma partiamo. Non lo è. No. Ecco, quindi andiamo e partiamo. Deve essere tanti ingredienti per niente, sì. Per poi avere pochissimo da fare. No, in realtà no, però voglio dire, tanta roba da mettere insieme, da assemblare. Però è insieme facile. Al maestro Germano oggi ci divertiremo. Speriamo. Sì, sicuramente. Okay. Poi lui è una divinità. Io sì, lo conoscevo appunto tramite passaparola di amici, così, e finalmente è qua. È vero, lo sto toccando, lo sto toccando. Carnosamente. Bravo, proprio. Carnosamente parlando. Ecco, io sarei un po' troppo carnosa per essere. Potrei aver raggiunto il peso ideale. Sono accorti tutti che stai dimagrendo, sì, stai sciupando. Sì. Insomma. Andiamo. Sì. Andiamo. Allora, io inizierei a fare il mio lavoro. Sì. La ricetta parla di una quantità di carne magra. Mm-hmm. Qua ci sono 2 tipologie di tagli anatomici. In questo caso, questo è il girello, che fa parte della coscia. Quindi è una carne che io questa mattina espressamente ho disossato per portarla qui. Perché è fondamentale questo. La carne deve essere al minimo del tempo di disossatura, quindi non deve passare molto tempo dal momento in cui il vostro macellaio vi dà la carne giusta per fare la tartare giusta. Siccome Ilenia si è presa un po' avanti, ha già battuto un pezzo di carne, certo, io lavoro su questo taglio, però Ilenia sta lavorando su un altro taglio che lo spiegheremo poi. Sì. Intanto diamo la possibilità a lei di fare la sua ricetta e io darò dei suggerimenti, come tagliare la carne, come inciderla, come mondarla dalle parti, dei grassi in eccesso,
diverso, perché quello che è fondamentale è la carne deve essere magrissima. Si vede. E non mi stancherò mai di dirlo. È meravigliosa. Io in legno comincio. Comincia, io comincio. Mi ci vuole del tempo, vai, vista l'età. Vai tranquillo. Diciamo che insomma, è il tagliere, dai, che non fa. Allora, naturalmente Germano ha preparato questa tartare fatta in maniera esemplare. Io volevo appunto proporre la mia tartare, naturalmente leggermente complicata, come hai detto tu, quella ma in realtà, è a modo mio, quella che abbiamo chiamato a modo mio, esatto. Io lascio la tartare di appunto di manzo magrissimo il più naturale possibile. Okay. Quindi olio e sale, chi vuole può aggiungerci anche, per esempio, non so, della scorza di limone o del pepe. Ah, ecco, però sì. Io dico sempre, e l'ho detto anche a Germano, se il taglio di carne da tartare è perfetto, non ha bisogno di tantissime di cose. Robe, esatto. Ok. Guarda come va. Guardalo. Lui. Allora, come avete visto, intanto faccio una piccola interruzione. Sì, vai. No, tu interrompici, perché noi abbiamo piacere. Ecco, la carne va tagliata sottilissima, sì, da rendere proprio delle fettine tipo che uno dovesse fare una scaloppa, quindi minute, sì, delle fette minute. Poi, come avete visto, le ho tagliate a ristarelle, uh-huh, e da qua, un po' come forse nella verdura julienne, per capirci. Sì, certo. E da qua si inizia a batterla. Come vedete, io inizio da una parte, scegliete voi se destra o sinistra, poca importanza. Non è importante. Ecco, e portate sempre la carne al centro di nuovo, sì, con la lama del coltello, e continuate a tagliarla, a pestarla. Si fa la montagnola e c'è si taglia. Chi la dà così violentemente, ma rischiate, se non avete manualità o un coltello, di farvi male. Sì, ma soprattutto di portare la carne a spasso per la cucina, che non è il massimo. No, quindi, assolutamente. Andiamo avanti e procediamo nel tagliare la carne. Sì. Intanto che Ilenia vi spiega la ricetta, io vado avanti, che faccio anche un po' di rumore. Tranquillo, tanto io la voce bella squillante che... Sì. Ecco. E poi fra un momento vi interromperò per dire quando la carne sarà pronta, certo, perché lei ha un suo momento. Ecco, a che livello di tritatura, se esatto, mi passi il... Battuto. Chiamiamolo brava. Di battuta. Ma quel coltello, cioè deve esserci comunque un coltello adatto per questo tipo di battuto? Ma, come vedi, io ho portato un coltello da fetta, così si chiama, abbastanza pesante, sì, ma non troppo, in maniera... Posso sentire il peso? Assolutamente. Scusate, sono curiosissima. Beh, agevole, pensavo fosse, sì, molto più pesante. No, è molto equilibrato. Sì, esatto. Non ha una lama tanto lunga, ma che serve proprio per fare questo movimento che è classico, quello che fanno i chef quando tagliano le verdure, sì, no? Certo. Ecco, quindi certo, è un coltello adatto proprio per battere le carni e che poi serve come una sorta di spatola per vedere quando le carni sono pronte, si massaggiano, si amalgamano, si riportano. Ma dai. Perché ogni volta che io vado a battere intrinseco le fibre della carne su se stesse e di conseguenza verrà il momento in cui le carni saranno pronte per essere condite, quando, certo, non faranno più questa sgranatura, quando la carne diventerà più cremosa, unita, in un certo, esatto, così, come quella più che omogenea, la legna, esatto, così. Quindi la teoria che tanti dicono di, per esempio, io ho fatto una prova che mi ha permesso di entrare in finale a Masterchef con una tartare. Dai. Io sono entrata con una tartare moderna, chiamata, certo, così. Mi dicevano gli chef di batterla addirittura col dorso del coltello, doppio, così. Come la fanno quando ti preparano boia, il sushi, praticamente. Ma che fargli che male? Vero? Sì, questo è un dolore, cioè è un dolore per la carne. Hai la capito? Carne va tagliata, va sezionata, va sminuzzata, direi va cesellata, c'è, ma non certo dare violenza. Battuta. No. La battuta è un'altra, capite, cosa. Capite perché innamorati della carne o innamorati della carne? Perché senti con che amore ne parla il nostro Germano. Sì, alla carne non bisogna fargli male. Poi no, la carne, ricordatevi che è femmina, di conseguenza è come nascere, fantastico, come dare la vita, come l'amore. Insomma. Io sono a posto, veramente, sono appagata già. Allora, intanto continua il lavoro, tu invece, sì, la nostra Ilenia sta preparando le quenelle, si chiama, esatto, così. Io appunto ho tritato la carne, l'ho condita, scusami, con sale e un filo d'olio, anche, okay, in questo caso un olio, olio buono, molto buono, assolutamente, in questo caso il nostro olio di grenzane di Verona, esatto. Faccio delle quenelle e poi la accompagnerò con questa salsa, con questa mousse di cetrioli, okay, semplicissima. Ho semplicemente sbucciato i cetrioli, li ho frullati velocemente, sì, e li ho messi a scolare dal liquido, sì, certo, di vegetazione, certo. Questa cremina poi l'ho rifrullata, quindi rimontata con lo yogurt greco, succo di limone e un po' di sale. Beh, ed esce
questa cosa molto fresca alla salsa, quella greca, come si chiama? Quella greca? Non mi ricordo mai il nome. Alla tzatziki. Bravissima. Sì, qui non c'è aglio, ma c'è un pezzettino piccolo di cipolla, okay, in questo caso. Benissimo. Pomodorini confit per dare un tocco anche, diciamo, morbido e arrostito, okay, quindi tutte le varie consistenze. Dei crostini, in questo caso, che poi serviranno anche a Germano per servire appunto la tartare nuda e cruda. Che sta continuando ad accarezzare la carne. E poi dei germogli. Quindi in questo caso, qualsiasi tipo di germoglio? Questi sono i germogli, quelli classici, sì, gamma, omega, okay, o di cetriolo, okay, cioè in base a ravanello, porro, sì, quello che si vuole. Che dà una nota fresca. Dà una nota fresca, danno vitamine più della verdura. Eh sì. Ok? Assolutamente. E poi appunto ti dà questa... Ma dimmi che davvero sei riuscita a entrare in finale di MasterChef con la tartare. La mia amica Imma, che saluto anche se non ci vede perché lei abita a Sorrento, lei appunto aveva fatto la tartare classica, quella, okay, con l'uovo e tutto. E io invece l'uovo crudo... Non tanto, non ti piace. No. Prima il vostro produttore mi ha fatto la domanda proprio dell'uovo. Uovo sì, uovo no. Tu cosa dici? Uovo sì, se voi siete a casa mia e mangiamo in quell'orario, in quel momento, io vi rompo l'uovo e ve lo metto sopra, perché l'uovo come il latte sono due elementi molto che delicati. Hanno molta proteina, di conseguenza è facile perché per loro proliferano quasi immediatamente i batteri. Ah, vedi. Se io dovessi fare una scelta personale direi uovo anche no. Ecco, vedi. Dopo è chiaro che è questione di gusti, però come avete sentito Germano vi ha anche, diciamo, consigliato di farvi mettere l'uovo dentro e di, cioè questa cosa deve essere mangiata subito, perché altrimenti aumenta la carica batterica, cosa che sicuramente non fa bene al vostro intestino, all'organismo, non fa bene a nessuno. Ecco, no. Io vorrei riportare... Vediamo un attimo la spalmatura della carne. Ecco, vorrei riportare Germano. La telecamera, sì, che ci quadri. Vedere. Ecco qua. A questo punto, per chi ama la carne così, proprio veramente battuta, direi che è quasi pronta, perché vedete quando la massaggio non fa più i buchi che faceva prima. Certo. Questa che sta lavorando in legna è un po' più amalgamata, perché per dirvela fino in fondo, e qua riapriamo una conversazione sul fatto di macinare la carne per fare la battuta, farla battere a coltello, battere a coltello certamente sì, perché si chiama battuta a coltello non a caso, certo, però piuttosto che farla macinare, se il tritacarne sappiamo che è stato lavato per fare solo quella macinata, che non abbia altre carne su interno, preferisco che la carne venga passata su un cutter. Questa tartare, siccome avevamo anche delle esigenze di andare qua a lavorare subito, ha fatto, dopo che l'abbiamo sminuzzata quasi a questa consistenza, poco meno, l'abbiamo fatta andare per 3 secondi in un cutter. Basta, quindi ha una amalgamatura che è quella e che io stavo facendo. Ma è tritacarne il cutter, lo chiami tu? Ma un frullatore con la lama. Un frullatore molto ampio. Okay. No, spieghiamolo perché magari sai. Che ha una lama che non è così pratica. Affilatissima, sì. Che dà la sensazione della battuta. Ah, ti darebbe lo stesso effetto, solo che più veloce. Esatto, è uno strumento professionale che ha dei costi piuttosto importanti, che quindi a casa non lo consiglio certamente. Invece noi, attenzione, sempre più innamorati della dieta dei mestieri, oggi nel nostro salotto educazione alimentare col dottor Carlo Giolo, a tra poco. Ancora con noi, amiche e amici Golden Chef, dalla dieta dei mestieri, direttamente ovviamente come diciamo consulente insieme all'autrice che è Eleonora Buratti, il dottor Carlo Giolo. Benvenuto Carlo. Una curiosità oggi, andremo a scoprire che anche i cuochi possono essere a rischio alimentazione, giusto? Eh sì, anche il cuoco ha diversi rischi, il cuoco, scivolamento, rischio da taglio, ma il rischio in particolare che vogliamo trattare oggi è il rischio da tossinfezione da salmonella, la salmonellosi. La salmonella, abbiamo 2000 tipi di salmonelle, di batteri, dei ceppi di salmonella, ma due in particolare, e sono quelli che possono comunque per via orofecale o attraverso delle ferite o le mucose degli occhi, può arrivare durante la lavorazione, può arrivare appunto questa infezione, certo, a parte del cuoco, nel taglio di carne cruda, non ben cotta, anche le uova, il pesce, anche le verdure non lavate bene. Il pesce. Sì. Allora cosa si può fare?
ci sono già delle norme di igiene che fanno tanto, certo. Però noi possiamo anche aggiungere alcuni alimenti che possono quindi ridurre ulteriormente la probabilità di contaminazione. Tipo una specie di barriera. Una specie di barriera, antibiotici naturali, in particolare la pacifarina. La pacifarina è una sostanza naturale presente nel riso integrale, sulla parte esterna del chicco. E quindi è buona norma inserire dei risotti, il cuoco potrebbe quindi ingegnarsi, inventare tanti piatti utilizzando il riso integrale, ma per se stesso e per tutte quelle persone che comunque sono abituate a lavorare, certo, in cucina. Beh, una bella idea questa, effettivamente, fai bene a te stesso ma anche alle persone per cui, sì, prepari da mangiare. Però il risotto deve essere integrale proprio perché la pacifarina, sì, si trova sulla parte esterna del chicco. Esclusivamente lì, certo. E un altro alimento importante è l'alga nori. L'alga nori è un'alga bruna, è tra l'altro una delle più digeribili come alghe, è fatta tipo a paginetta, molto, sì, sottile, sì, a pagine. Questa alga nori contiene molto iodio, è anche una sempre un antibiotico naturale contro la salmonella, e si può imparare, si possono anche rivestire delle crocchette di riso, si può mettere attorno a questa alga, insegnarsi, inventare piatti e zuppe con la presenza di questa alga nori. Bello, mi piace questa cosa. Effettivamente, insomma, anche oggi il dottor Carlo Giorgio appunto ci ha dato la possibilità di imparare ancora qualcosa di nuovo a proposito della dieta dei mestieri, ma molto di più potrete andare a scoprire voi nel momento stesso in cui entrerete nella pagina Facebook della dieta dei mestieri. Grazie a Carlo, che ritroveremo presto, ma adesso due chiacchiere in cucina, si va a cucinare, ragazzi. Si ritorna, cari Golden Chef, hashtag Golden Chef di Due Chiacchiere in Cucina con Germano Vicenzutto della macelleria Vicenzutto di Fiume Veneto. Esatto. A 7 km da Pordenone. Siamo lì, fisicamente. Fuori lì dalla macelleria avete un'esposizione di aromatiche meravigliose che la gente viene a prendersi perché dice: oddio, vado da Germano che espone fuori sulle colonne, e dice, e poi torna e dice: guarda Germano che se ti manca una pianta, che ne so, di timo, te l'ho presa io. È ecco, successo anche questo. Ma fa piacere anche, è un servizio. Lui l'ha raccolta per me, perché che io adesso, carino, vado. Abbiamo scoperto di avere anche un'erba aromatica appunto in comune, cioè? Del cuore, il timo. Il timo. Ah, ti piace, anche, sì, a te come Ilenia. Il timo è abbastanza versatile, si può, sì, mettere quasi dappertutto. Certo. E poi se usi nel pesce c'è quello, il profumo di limone, sulla carne è questo, comune. Il più comune, il più noto. Quello profumo. No, questo è il comune. Sì, ma quello è il profumo di limone. È un po' più lunga la foglia. E, che però è più vellutata, ma sì, va bene anche sul pesce. Okay. Ma anche sulla, allora, carne. Condita appunto con, sì, gli ingredienti che abbiamo dato in grafica, certo, prima, una tartare nuda e cruda dove tutto il sapore si riesce a sentire. Io volevo fare una cosa, il colore secondo me. Ma è spento, il perché del nuda e cruda? Perché è stata chiamata così? Sì. Nuda e cruda, nonostante si presti a tante provocazioni, ma noi carnosi siamo così. Carnosi. Perché se vogliamo che la carne si esalti, deve essere proprio così, nuda e cruda. Ah, sì. Più cose ci mettiamo e meno noi diamo la carne, perché lei già ci dà tanto a noi. Sì. Quindi accettiamola per com'è. Facciamo finta che sia la cosa più bella che noi dobbiamo fare nella vita. È il nostro amore. Il nostro amore, per che dia la massima espressione, lo andiamo a cercare come? Ma nudo e crudo, naturalmente. Capito? Aspetta, perché con queste due gocce di Chanel travestite, no, da gin. No, è un gin puro. Sì, esatto. Spring in... is in the air. Esatto, sì. La primavera è nell'aria. Perché giusto, questo è il tocco di Ilenia Bazzacco. Grazie a Vitto, naturalmente a Francesco Damanti e a Bonaventura che ci ha dato questa piacevole concessione, fantastico, per rendere appunto un piatto veramente chic con un ingrediente principe. Insomma, abbiamo concluso intanto con ginepro, la tartare. Si porta il profumo, il ginepro col gin. Ah, tu dici? Sì. È la base del gin. Ginepro, gin, giusto. Si sta ancora perfettamente bene. Ma non è finita qua, naturalmente, sì, si ritorna tra pochissimo, visto che dobbiamo lasciare spazio. Ma è meraviglioso! Vedi che se presentava una roba così vincevi Masterchef. Andiamo, vieni con me perché sta arrivando il sommelier Germano, grazie. Guardate la mia conciatura, grazie Paola.
Vito, buongiorno. Ciao Ilenia, come stai? Ben ritornato, bene, grazie. Allora, tartar? Tartar nuda e cruda. Bene. Quindi semplicemente con senape, sì, olio, sale e un goccino di cognac. Perfetto. Allora diciamo tutto sommato che la sensazione prevalente è la tendenza dolce della carne. La carne, sì. E l'aromaticità degli ingredienti che hanno, diciamo così, accompagnato questa tartare nuda. Allora ho pensato a un vino della Val d'Aosta. Petit Arvin è il vitigno, viene dalla Svizzera, dalla regione del Valais. Sai, i vini, o meglio, i vitigni che vengono allevati in alta quota, avendo uno sbalzo termico molto più importante, in genere hanno molto più profumo. E poi questa è una zona in cui la maturazione arriva tardivamente e quindi si vanno a vendemmiare a ottobre, e quindi ho un vino ricchissimo di acidità e anche ricco di sapidità, di mineralità, che mi vanno benissimo per andare, diciamo così, in contraltare con la tendenza dolce spiccata di questa carne, una carne tenera che lascia battuta a coltello, quindi ha conservato tutti gli umori, e quindi avrò una succulenza anche importante, e quindi l'alcol mi aiuterà ad asciugare la bocca da questa succulenza. Guarda il colore, è giallo paglierino, ma è verdolino come riflesso. Sì. Il profumo intenso sa da scisto, proprio da pietra di montagna. Precisa. Andiamo subito ad assaggiarlo. Senti che meraviglia. Sapido quasi, sapido. Infatti forse è bene anche calibrare poi il sale, il sale. Sì, certo, mai esagerare col sale, anche perché poi quando è eccessivo penso che copra un pochino, certo. No? Qui penso che l'abbinamento sia piacevolissimo. Piacevole, senz'altro. L'invito al riassaggio per questo anche vino. Come aperitivo, se lo utilizziamo assolutamente come... sì, da solo, sì, servito come finger food. Esattamente, sì, io lo servirei a una temperatura anche più bassa, 8-10 gradi, soprattutto da abbinare con una tartare, così come piatto d'entrée. Certo, a tra poco. Sì. A noi. Ed eccoci qui a Due Chiacchiere in Cucina, cari Golden Chef. Ritroviamo, per chi è appassionato di olio extravergine d'oliva italiano 100%, Daniele Salvagno, colui che ha permesso alla famiglia Redoro di fare il salto di qualità per quanto riguarda la globalizzazione. È un termine brutto, ma per far capire, sì, insomma. Sì, è di comune, no? Uso, va, ecco, benissimo. Allora, tante le produzioni però, perché qui le olive non sono tutte uguali. Certamente. Ci hai spiegato tante cose. Bisogna saper scegliere l'olio giusto al piatto giusto, e quindi sì, noi abbiamo varie selezioni, per esempio abbiamo la selezione oro, sì, abbiamo l'integrale, che è l'olio grezzo di prima spremitura, abbiamo il garbo di collina, oli fatti all'inizio della maturazione dell'oliva, i primi giorni di frantoio, quindi con un leggero sentore spiccato di oliva, di fresco. Certo. Ecco, quindi per ogni piatto il suo olio, e poi soprattutto per il consumatore, perché il consumatore è, cioè, quello predisposto con un palato molto più delicato, giustissimo, molto fine, elegante, quindi predilige i pesci, certo, carni bianche, certo, e invece altri che invece sono più, direi, rustici, quindi carni rosse alla griglia, piuttosto che paste colorate, certo, e anche di profumi e sapori, magari sì, con una punta di peperoncino. Sì, perché insomma è questione di palato, no? Poi sì, alla fine. E quindi l'olio direi che si abbina bene o male un po' su tutte le varie cucine. Per esempio abbiamo il biologico, ecco, che facciamo un biologico esagerato, buonissimo. Esagerato, mi piace, sì, moltissimo. Sì, sì, abbiamo perfino i bambini di scuola che lo chiedono. Dai. Perché altrimenti non mangiano la pasta in Ma bianco. Ma che meraviglia. E questo quindi penso che sia che una bella soddisfazione. Anche abbastanza delicato, no? Sì, per molto delicato, molto, direi molto naturale proprio di suo, perché... Possiamo dire che avete una linea quindi completa, insomma, sì, sì, da quello che è l'olio, che comunque è di altissima qualità, perché quando si parla di 100% italiano, sì, ecco, siamo, partiamo dal basico, qualità, possiamo dire così, certo, fino ad arrivare alle eccellenze. All'eccellenza, alle DOP, siamo produttori di Garda DOP e Veneto Valpolicella. Caspita. Quindi dove si produce il vino si produce anche del buon olio. Sì, ecco, è un assioma, praticamente vanno di pari passo sempre, assolutamente. E poi l'olio, facciamo anche delle bellissime linee in sott'olio.
quindi andiamo a creare dei vegetali, quindi il carciofo in olio extravergine, piuttosto che il tonno. Voi immaginate cosa vuol dire un tonno di qualità messo in olio di qualità? Sì, assolutamente. Cioè, innanzitutto non si butta via niente, non si versa nel lavaello, si usa per fare un'insalatina al tonno e con i tranci che si sono arricchiti di questo profumo inestimabile. Ah, che meraviglia! Insomma, in ogni caso, se qualcuno, non so, io volessi andare a scoprire qualcosa di più del mondo dei frantoi Re d'Oro, cosa devo fare? Avete un sito, posso venire a curiosare, giusto? Sì, potete venire sul www.redoro.it, ecco. E lì si guarda un po' tutta la gamma dell'azienda, veramente spaziamo dai patè d'olive, verdi, neri, le varie selezioni. E poi conoscete la famiglia Salvagno, perché insomma è dal 1895 che questa famiglia continua a produrre delle eccellenze. Sì, siamo a Grezzana, nel cuore della Valpantena, e bene o male è una zona vocata per l'olio d'oliva, per il vino, per le ciliegie, e perché no, bisogna farle conoscere queste realtà. A Grezzana cosa ha? Un terreno particolare per cui gli olivi crescono e danno un olio così buono? Direi che abbiamo più di un terreno, perché sono 7 valli uno in fila all'altro, e abbiamo bene o male 700 piccoli produttori che conferiscono all'interno della nostra azienda. Sono veramente tanti. Sì. Daniele Salvagno, grazie davvero, grazie alla Re d'Oro, nostro main sponsor. Io spero, ripeto, che tu venga a trovarci di nuovo. È un piacere. Grazie. Grazie ancora. Si ritorna a Due Chiacchiere in Cucina tra pochissimo. Ed eccoci qui, cari Golden Chef, con Ilenia Bazzacco, la nostra master chef. Sto torturando di domande il povero Germano. Germano Vicenzutto, della macelleria Vicenzutto di Fiume Veneto, e a 7 km da Pordenone, così spieghiamo anche un po' la collocazione. Ma prima di partire con la seconda ricetta, ero curiosa di capire perché vedo questo colore. Cosa c'hai messo dentro? Ha due colori diversi. Esatto. Poi. Cos'ha sta carne? Beh, che ha questo colore bellissimo? Sicuramente tanto amore. Su questo non ci piove. Cuore rosso. Perché di questo... Cuore rosso, scusate, Barbato, si riesce a far vedere che è anche un po' il marchio, no? Il cuore mozzicato. No. È il nostro morso, cuore morso, perché il primo slogan del club Innamorati della Carne era per un amore al primo morso, ecco, o dal primo morso. Abbiamo questo massimo allora, poeta. Prima, quando siamo partiti a fare le tartare, abbiamo detto che Ilenia è stata operando un taglio anatomico e io stavo battendo un altro taglio anatomico. Per ricordarvelo, girello di coscia, coscia che io ho espressamente disossato questa mattina, perché l'importanza di fare una battuta a coltello deve essere la carne freschissima. Meno tempo io la tengo appesa in frigo e più avrò un risultato nel tartare. Tanto è vero che dopo alcune ore ormai che siamo insieme, dal momento che sono partito io da Fiume Veneto, questa carne ha tutto ancora il suo colore originale. Non ci ho messo proprio nulla. Ah, quindi perché non ci sono i coloranti, lo so. Assolutamente no, perché quello che è importante è quello che le ha dato da mangiare in stalla l'allevatore. Questa è una carne nutrita con semi, praticamente cereali, tutti secchi, reintegrati con l'acqua, non mangia insilati. Hanno solo un po' di ciroso di mais che rende l'alimento più appetibile, quindi così porta il bovino a bere quell'acqua necessaria che gli serve. Certamente. E lo dico sempre ai nostri amici clienti: quando andate dal macellaio vostro di fiducia e vedete un bel pezzo di carne nel piatto, dite: oh, che bel pezzo di carne, me lo fa vedere. Nel mentre lui lo prende in mano per farvelo vedere, non guardate la carne, ma guardate il piatto. I residui nel piatto. Quanto liquido fisiologico c'è. Qua l'abbiamo battuta a coltello, l'abbiamo, se vogliamo dire, stressata, l'abbiamo lavorata, trasformata. C'è un po' di umido. Ma che è normalissimo. Ma non abbiamo liquido, liquido che poi andiamo a ritrovarlo sulle padelle, altrimenti la diversità del colore. Allora, in primis abbiamo due tagli anatomici diversi: coscia, un mese di frattura, e questo invece è la fascia magra della punta di petto, quindi una parte del taglio del quarto anteriore che ha meno frullatura, perché il quarto anteriore si mette in vendita più o meno non prima, ma mai dopo i 10 giorni, perché non ha la copertura come la coscia, quindi la frullatura che diamo di più all'anteriore, c'è una sudazione maggiore nella carne, ma soprattutto non serve frullare, perché nell'anteriore ci sono
muscoli, palette, ci sono le costole, c'è il taglio reale, quindi tutti i tagli che vanno cotti, stracotti o fatto imbollito, di conseguenza perché non ha bisogno. Perché è una carne che è molto più movimentata a livello di muscolatura. Assolutamente sì, ma poi proprio per taglio anatomico non serve frollare, diversamente la coscia. Quindi qua c'è la natura che ha fatto il suo corso, ecco. C'è un buon bovino. Ci sono le mani del macellaio. E soprattutto quindi controllate che non molli l'acqua, perché se c'è troppo liquido vuol dire che non c'è la giusta frollatura, giusto? Non c'è la frollatura, ecco. Oppure una carne che deriva da una lavorazione sotto vuoto. Perfetto. Che noi non abbiamo fatto. Posso fare una domanda solo, sì? Dopo vai? Sì. Questo hamburger si presterebbe anche alla cottura? Questo sarà un gran hamburger, perché è una carne succulenta, profumata, gustosa, sì, battuto coltello, lo schiaccio un po', sì. Lo posso cucinare poco, lasciarlo rosato dentro, quello volevo dire, e diventerà un gran hamburger. E soprattutto quando cuocete l'hamburger, soprattutto di qualità, non schiacciatelo con la paletta per far uscire tutto il liquido. Come fanno vedere nei film, perché non tutto quello che vedete nei film è intelligente, sappiatelo. Invece andiamo. Noi andiamo e abbiamo tre tipi di spiedini che verranno preparati dai nostri Germano e Ilenia. Ilenia e Germano, spiedini. Il primo, lo stragustoso. Vi serve della carne bovina, aromi naturali, olio di girasole. Poi quello pollo al timo, petto di pollo, succo di limone, timo fresco e infine l'involtino pordenone, un omaggio ovviamente del nostro Germano, per cui vi servirà una fettina di bovino e lardo di colonnata. Adesso andiamo a vedere come i nostri chef ci insegnano a preparare questi meravigliosi tre spiedini. Io questo intanto lo metto al riparo da bocche indiscrete. Sì, intanto sì, voi non avete idea, nelle pause qui è sparita una quantità di tartare che non avete idea, però tipo. Insomma, voglio fare nomi? Cognomi? No, perché è sempre il solito. Indirizzo? Facciamo un quiz. Secondo voi chi ha mangiato i crostini di tartare? Mandateci, scrivete la risposta sulla pagina Facebook di Due Chiacchiere in Cucina, ma è facile. Troviamo l'intruso? È facile, troviamo no, l'intruso. Ma è sempre lui. Bravo. Allora, vediamo un attimo. Intanto queste fettine, stupende. Anche queste lucide, belle, succulente. È della stessa coscia di cui abbiamo fatto la tartare. Okay. Questa mattina, quando ho preparato la carne per fare la battuta col coltello, ho tagliato queste sei fette di taglio lungo, che è il taglio, se vogliamo, minore della coscia, quello che solitamente si utilizza per fare o involtini o scaloppine o impanate. Mm-hmm. È una carne molto magra e quindi è una carne che si presta a solo determinate cotture, perché se dovessi farlo alla piastra oppure in padella o alla brace, è talmente magra che tende a essere asciutta, quindi sì, non dico dura, ma è una carne che non dà molto fibrosa alla cottura, fibrosa, e diventa facilmente al sapore della carne lessa. Ah. Quindi io cosa mi sono inventato? Siccome a noi piace vendere la carne tutta, ma soprattutto quella buona e tenera, io faccio la pizzaiola. Perfetto, fare la pizzaiola. Vedi? Ma io che sono innamorato della carne, un giorno vi dicevo prima alle nostre amiche, sì? Ero a Bastia Umbra a fare una giornata di formazione e una signora mi ha chiesto se Pordenone era in provincia di Udine. Sì. È un classico, eh? Ahimè, ho detto, bisogna che inventi qualche cosa. Siccome poi Bastia Umbra non è molto lontana dalla Toscana, al mio oriente, sono andato a trovare un collega che produce lardo di colonnata. Eccolo, ecco, qua. Mi sono fermato, dalla sua conca abbiamo tolto un bel pezzo di lardo di colonnata stagionato, sì, un anno, sì, e mi sono inventato di sana pianta questa cosa. No, non ho inventato nulla. Quindi io do sempre questo consiglio: quando le nostre amiche massaie vanno dal loro macellaio di fiducia, sì, si fanno mettere nella carta, come ho fatto io, sì, delle fettine di carne tagliate sottilissime. Uh-huh. Il taglio può essere fesa, taglio lungo, oppure il girello. Ok. Diventa tutto semplice poi, si prende del lardo stagionato, se di colonnata molto meglio, altrimenti stagionato. Sì. Adesso abbiamo un po' difficoltà con le nostre luci che ci ha scaldato adesso, il lardo, insomma. Scusate. Secondo me si mangia lo stesso. Assolutamente. Quindi passiamo a fare, sì, a creare questo involtino, certo, intanto che Ilenia poi cucinerà quelli che abbiamo, sì, già preparato un, certo, attimo prima, con la stessa carne, stesso, sì, lardo, tutto, ecco, quanto. Vedete, lo arrotolate su se stesso, stringendolo molto molto bene. Ok. Ecco. Il primo lo girate con il taglio verso la telecamera in questo, sì, caso, okay, perché vi spiego poi, perché è tutto il suo perché. C'è un motivo. Assolutamente. Sì. Facendo il secondo, lo uniremo all'incontrario, quindi blocchiamo la prima, ecco, fettina. Se non si apre. Sì. Eh no, perché poi quando andiamo a tagliarlo ha una si aprono, vedi? Esatto. E invece così si incollano tra loro. E uniamo
Il terzo, fantastico, ecco, degli stecchini semplicissimi. Secondo quelli, te mia sì? sorella Roby a casa sta prendendo nota. Certo, lo farà sicuramente. Sì, ma eventualmente vi autorizzo di dare il mio numero di telefono, che il carino, sito, quant'altro. Grazie, grazie Germano. Allora, io ho scaldato le padelle, sì. Niente olio? Assolutamente. Niente, niente. Ne perché... mettiamo su quante ne volete a testa? 20? 20 a testa? Intanto ecco. continuiamo perché il tempo sta scivolando via. Un omaggio, i due colori, bianco e rosso, vero Germano? Sì. Alla città di Pordenone. Assolutamente, perché sono i colori della città. Città. Poi sono i colori del nostro club, perché il rosso è il rosso della carne, il bianco è il bianco del grasso, quindi il sapore e l'umore della carne, il rosso il colore dell'amore, il bianco della purezza. Continuo? No, abbiamo capito, sei un poeta. Ecco. E a proposito di poesie, diciamolo che una volta all'anno il nostro Germano si trasforma in poeta, perché lui ogni anno, è la verità, tu scrivi le dediche carnose. Ecco, si chiamano così, e non si trovano a caso sul tuo sito e sulla pagina Facebook. Beh, sito soprattutto nel vincenzutto.it. Esatto. E invece pagina Facebook, ma Macelleria Vicenzutto, Macelleria Vicenzutto. Basta, okay. Basta. E lì ci sono queste dediche carnose. Ci puoi fare velocemente, mentre lavori, un esempio, una frase di una sì. dedica carnosa? Prima faccio un esempio di taglio. Allora, bene. Avete visto che li abbiamo uniti, abbiamo messo gli stecchi, sì? E diventa una cosa semplice anche da farsi a casa, per magari i nostri pranzi veloci. Tagli tra uno stecchino e esatto, l'altro. Esatto, perché diventano degli spiedini fantastici. Facili da gestire, semplice da cucinare, non serve mettere niente. E se vogliamo già infilati, hai ragione tu Ilenia. Sì. Ti pensi altrimenti a rotolare? No, no. Sarebbe, si romperebbero, si aprirebbero. Visto che io in macelleria lavoro più o meno da solo, certo. Allora mi sono inventato queste cose per fare tanto lavoro sì. in poco tempo. Beh, da solo, diciamo che da 3 anni a questa parte, dopo che ha fatto una dignitosa gavetta, è arrivata tua figlia Anna. Sì, giusto? Ultima arrivata. Ecco. Sono assistito da mia moglie Tatiana, sì? Abbiamo un paio che salutiamo di... naturalmente. È appena uscito dall'azienda mio fratello Claudio, che è quello che abbiamo iniziato l'avventura insieme, sì? Siccome è andato in pensione e quindi abbiamo dato largo ai giovani. Quindi noi cerchiamo di esprimere il nostro lavoro. Certo. Con senti, tradizioni cosa dici? Innovative. Andiamo avanti anche con così, questo, lo stragustoso? No, cos'è sì, che stiamo lo stragustoso, manca lo stragustoso. Manca lo stragustoso e faremo l'involtino col petto di pollo. Ok. Lo stragustoso è niente io meno basta, che... vero? Sì, io direi che va sempre mangiato leggermente rosato. Bravo. Perché dà più sapore alla carne, perché mm-hmm. non rilascia più niente nella non padella. Non so se si veda... Sono già fuori dal fuoco io, No, no, ecco, certo. Lo stragustoso è la cosa che piace di più alla Ilenia. Sì. E la perché diaframma. C'è una parte della bestia. Il diaframma, precisa, che cioè nel diaframma. Padovano si chiama strecca. Quindi, sì che l'ho mangiato, la strecca, ma che chi di cavallo, sapeva? Che è di cavallo. Esatto, giusto. Lo stragustoso però. È una derivazione da quel nome, stra-ecca, quindi stra-gustoso, siccome okay. è una carne molto gustosa. Ok, benissimo. E qui la soluzione come farla è semplice, magari l'abbiamo avanzata, non abbiamo fatto mm-hmm. una grigliata, ci è rimasta. Certo. Non vogliamo fare la bistecca e adoperiamo lo stesso metodo per fare il pordenone. La facciamo a striscioline. Sì. In maniera così faremo. Stanno chiamando la pubblicità, sai Germano? Io bene. Te lo dico. Io intanto vado avanti, poi vedranno. Ah, ok, intanto facciamo le striscioline, benissimo. Sì. Io intanto cuocio e io guardo. E qualcuno profuma. Visto che non vogliamo assolutamente incorrere nelle ire funeste dei nostri Golden Chef, perché magari siamo stati un pochino confusionari, il nostro Germano ci spiega velocemente, a parte l'involtino pordenone che abbiamo visto preparare da Ilenia, gli altri due come li cuociamo. Andiamo e con come lo stragusto- li prepariamo. Esatto, come lo stragustoso. Eccolo qua, lo stragustoso, abbiamo detto, lo ricaviamo dal diaframma del bovino, quindi si taglia longitudinalmente il diaframma sì. a piccole listerelle, come avete visto, poi col stesso sistema del pordenone si infilano okay. e poi si tagliano uno per uno e produciamo pronto. Questo spiedino, un po' di aromi sì. naturali a scelta sì. e lui è pronto, cottura veloce, padella calda, esatto. Io avevo anche un'alternativa, avanzavo una fettina di lardo di colonnata, esatto, ho fatto la mia versione godereccia, esatto, come fosse un gamberone, esatto. Bravo, hai ragione. E poi naturalmente c'è il pollo al timo, il pollo al timo semplicemente
ingrediente, mi è avanzato un petto di pollo a casa da ieri sera, stesso sistema dello stragustoso, si taglia longitudinale a listarelle, si avvicinano, si infilano, si tagliano, questo è l'effetto finale, un po' di timo fresco e del succo di limone, senza mettere sale nulla, si cucina in padella, consigliato con un po' di acqua e succo di limone. Ecco. Semplice. E invece adesso sarà meraviglioso scoprire con quale abbinamento andrà associato questo piatto. A tra poco. Eccomi qua. Io sono pronta per accoglierti. Ma che belli questi spiedini. Un mix tra l'altro molto molto interessante. Allora guarda Elenia, ho pensato a un vino chiaramente del Veneto, Possessioni Seregua Alighieri, l'azienda agricola Masi in collaborazione con i conti Seregua Alighieri. Dante Alighieri è stato in esilio nel Veronese e il figlio Pietro si innamorò della Valpolicella e acquistò questo podere, Possessione Alighieri, che dopo 21 generazioni è ancora di proprietà degli Alighieri. E in collaborazione con l'azienda agricola Masi vengono prodotti dei vini sia rossi che bianchi e questo è un mix di Sauvignon e Garganega, quindi vitigno ricco di aromaticità il Sauvignon e la Garganega ricca di mineralità e anche una buona acidità che mi vanno benissimo perché fondamentalmente negli spiedini c'ho la carne e la carne mi dà tendenza dolce, poi c'è una buona speziatura, quindi ho bisogno di un vino che abbia un po' di lunghezza gustativa e il Sauvignon sicuramente ce l'ha. Bello il colore, luminoso, lucente, è un paglierino con riflessi verdolini, naso intrigante proprio con questi profumi erbacei tipici del Sauvignon Blanc. Andiamo a degustarlo. Piacevole, scorrevole. Beverino, bravissimo. Lo serviamo a una temperatura fresca di 8-10 gradi. Proprio per invitare alla beva e chiaramente ripulisce bene la bocca dalla tendenza dolce, accompagna molto bene, direi che l'equilibrio è perfetto, certo. Chiaramente questo è un vino del Veneto, quindi è reperibile sulla nostra guida online www.aisveneto.it, basta cliccare su Vinezia clicca. E trovate tutto quello che volete, guida interattiva di Ais Veneto. A tra poco. È un peccato finirla qua, ma d'altronde insomma il tempo è quello che è. Germano, tu hai però uno slogan della tua macelleria Vicenzutto. Uno dei tanti, ma per l'occasione, per questa puntata, io direi, per questo nostro incontro, io direi questo messaggio. Si può mangiare bene spendendo meglio, perché con la scelta dei tagli anatomici che abbiamo fatto, non abbiamo parlato di filetto, non abbiamo parlato di rosbif, non abbiamo parlato di anatomia tanto importanti, ma abbiamo dimostrato che possiamo fare qualcosa di interessante e di utile spendendo meglio. Quindi in cucina il poco non esiste, perché la qualità costa, quindi si può spendere meglio. Spero che io in questo possa essere stato di aiuto. Sei stato chiarissimo e ti ringraziamo naturalmente. Noi abbiamo un pensierino per te, che è un grembiule. È chiaro che tu hai il tuo meraviglioso, la tua giacca bellissima, ma magari qualche ricettina, perché qua loro fanno queste degustazioni, no? Di fronte al negozio a tema, avete dei momenti in cui preparate dei piatti eccetera, magari userai il nostro grembiule Berza per dire. Molto volentieri. Io andrò a controllare magari. Intanto lo spongo nella nostra bacchetta. Grazie. E anch'io un pensiero per voi. Questo proprio lo regaliamo solo alle signore. Ecco. Uno per grazie, te. Grazie infinite. Uno per te. Grazie. E la nostra agendina, dove noi consigliamo alle nostre signore di segnare i propri pensieri carnosi. Quindi pensieri ognuno avrà carnosi. I suoi. Bellissimo. Grazie di questa opportunità. Buon appetito. Questa puntata che potrete rivedere tutte le volte che vorrete su 7gold.telepadova.tv. naturalmente smettetela, perché poi non riesco a dare più social e quant'altro, vabbè non importa, grazie a tutti. Facebook, Instagram, Twitter, buon pagina appetito. Facebook. Un saluto con viva la carne e chi la ama. Grazie. Da noi carnose. Grazie. Grazie a voi, grazie.